Quindi siamo ritornati da capo qui in Assiria. Qui no, credo che la strada sia bloccata dal mio esercito fortificato. Quindi questi devono essere passati, penso, da sud. Sicario in attesa di Probabilmente da qua giù. Quindi dobbiamo riprenderci Ardashir. Probabilmente. Sicario in attesa di ordine. E fortificare qua e poi anche qua giù. Poi c'è questo, sì, effettivamente è tutta una lunga corsa giù. Comunque, qui abbiamo questa piccola armata. Le truppe a Costantinopoli hanno quasi finito. Baliste, niente di che, quindi incomincerei a spostare Comandante! una parte delle armate. Signore! Ordini! Signore! Questi, Generale! ok. Ordini! Ci prendiamo anche Ordini! questi e ci spostiamo ad Adrianopoli. Muoversi! Appena finisce questo, lo aggreghiamo e lo uniamo alle truppe di Arcadio Flavio. E qui ci siamo. Adesso andiamo in Oriente, Comandante! dove finiamo il reclutamento di queste In marcia! truppe. Non abbiamo più mosse, signore! Come queste sono Signore! quelle che devi imbarcare e rimandare a casa. Alle navi! Certo, Ci spostiamo capitano! lungo la costa. Poi qui ho un bel gruppo di Signore! truppe che si muove. Muoversi! Generale, avanti! Signore! Queste si riuniscono. Signore! Queste Avanti! le mandiamo qua, Non abbiamo abbiamo più mosse, detto. signore! Signore! Quindi queste sono la cavalleria Signore! Maura. Ce l'ho da qualche parte. Signore! Questi sono 67, 52, 87. Tutto sommato questi vanno bene. Cavalleria Maura qui non ce l'ho. È in questo esercito. Ho Comandate! questi 16 che posso aggregare a questi 52. Comandate! Sì. Muoversi! Mosse esaurite, signore! Generale, Questi li ordini! mandiamo qua. Separiamo le truppe! Gli arabi sono entrati. Emir Scatafratti Contari. Qui ce li ho. Buccellari. No. Qui ce li ho. Comandate! Qui ho i Mauri. Ok, quindi qui potrei mandarci quei tre Mauri sopravvissuti. Ordini! Avanti! 12 Ordini! li diamo al 93. Ce n'è ancora 4. Teniamoli, tanto per. Questo sicuramente vorrà assediarmi la città. È un capitano? No, è sempre il sovrano. Ok. Generale! Ah, peccato, ho mosso questi, ma nessun problema. Signore! Tanto le truppe qui vicino. 90. Ordini! Signore! Facciamo che li do alla Avanti! guarnigione. Questi sono messi abbastanza bene. Non sono il meglio del meglio, ma ce li faremo bastare. Questi sono tosti. Questo aveva mosso. Signore! C'è quasi arrivato, dai. Posso Avanti! Mossa finita, signore! reclutare qualcuno. Una balista. Una catapulta e la prendo. Mi servono degli arcieri. Non sono granché questi, effettivamente. Ho questi. Però in questo caso andrei a sguarnire Signore! la guarnigione. Però Comandante, ordini! rischiamo. In marcia! E con questi andiamo a saltare questa città All'attacco! armena. Allora, quello non lo posso corrompere. Questa città non la posso far rivoltare. Magari questa potrei far rivoltare. Dove ho tutte le mie spie? Mio duce? Questo è il diplomatico. Sì, signore. Questa è la spia che sta qua giù. Questa non ha spie. Sì, signore.
Questa la mandiamo per di qua. Sono in marcia. Mosse esaurite, signore. Qui abbiamo un'altra spia. Sì, e la mandiamo per di qua. La segretezza è assicurata. Dunque, qui hanno 3 unità a cavallo. 4. I giavellottisti che hanno abilità difensiva 16, armatura 2. Ma teniamola a mente. Armatura 6, abilità difensiva 13. 13. Cavolo, sono più forti dei miei. Questi invece non me li ricordo. Eccoli qua. Abilità difensiva 19, armatura 11. Non so se uscire fuori ad attaccarli oppure aspettare. Questo è mosso. Ah, ecco, giustamente c'è questo. Sono poche unità, però potrebbero far male. Quindi spostiamo una piccola guarnigione. Generale. Ok, questi ci arrivano. Ordini, comandante. Ordini, generale. Generale, avanzare. Bene, qui sotto sorveglianza. Generale. Ho questi che non mi servono. Signore. Questo posso assediare. Purtroppo non ho una balista. E non posso reclutarla. Queste truppe mi servono per di qua. Signore, avanti. No, non ho truppe interessanti da reclutare. Questa è la Dacia, questa è la Mesia. Proviamo in Mesia. Signore, in marcia. In Mesia, eccoli qua. Prendiamo questi. Prendiamo questi. Signore. Generale. E li spostiamo qua. Separiamo al forte. Generale. Hai capito, c'era una spia ostrogota. Muoversi. Quindi ho fatto bene qui a muovermi. Al tuo servizio. Qui è una spia, 15%. Wow. Mi servono un assassino allora da queste parti. Sì, signore. Vado. Mandiamo una ratiaria. Le spie qui, anzi gli assassini. Taverna, spia e assassino. Taverna, il livello successivo qual è della taverna? Monasteri, eccolo qua. È una taverna dei viaggiatori con un assassino di livello 1 che non penso di avere da nessuna parte. Anzi no, ce l'ho a Tessalonica. E allora facciamo due assassini a Tessalonica. A Durazzo non ho nessuno. A Nicopoli invece ho due spie. Al tuo servizio. E le mandiamo verso l'Italia. La segretezza è assicurata. Mosse mentre un'altra, signore. Sì, signore. La mandiamo per di qua. La segretezza okay. È assicurata. Mosse terminate, signore. Quindi qui per adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I sagittari sono fiacchetti, eh. Hanno attacco 5. Ordini. Non so un granché. Allora, prima di tutto facciamo una cosa. Ho buona cavalleria effettivamente, però... Prendiamo queste e attacchiamo il signor Gaumata. Prepararsi alla battaglia. 7 a 6, mi dà in vantaggio. A tutti arcieri, soltanto 2 unità di cavalieri. 3 unità di cavalieri e il generale. 3 unità di cavalieri e il generale. 3, 4 anzi, perché a questi qua. Io ho 4 arcieri a cavallo, 5 con questi, 6 con questi. 5 arcieri. Se mantengo una formazione allargata, forse dovrei farcela. I miei ordini. Ah, il nostro caro forte. Bello largo, devo dire. Allora, incominciamo con uno schieramento di fanteria.
Sì. E facciamo un gruppo. Seguono gli arcieri. Facciamo gruppo. I tiratori a cavallo. Ok. Questi altri tiratori che stanno qua dietro. E questi me li porto dietro, va. Allora, iniziamo con la fanteria, perfetto. E mi si schiera. Seguono gli arcieri. Cavalleria. E questi ce li teniamo qua dietro. Allora, tutte le unità, informazione allargata. Ahi, facciamo questo, che non si sa mai. Ok, cominciamo a schierarci. Quindi qui abbiamo quasi finito lo schieramento. Velocizziamo un po', almeno si sistemano. O sono in fuga. O si stanno riposizionando. Questi li mettiamo qua dietro. Questi li mettiamo qua. Veloci, non perdiamo tempo. Ok, questi li possiamo tenere per di qua. Questi prendiamo questi e li mettiamo per di qua. La cavalleria si è impantanata. Pure non è così difficile uscire dalla porta. Arcieri fuori. Pausa appena abbiamo finito. Cerchiamo di attaccarli. Allora, finalmente dopo quasi mezz'ora sono riusciti a uscire dalla fortezza, a posizionarsi. I sassani continuano a ripiegare. A questo punto incominciamo lentamente ad avvicinare la mia cavalleria sul suo fianco, seguita a ruota dai miei cavalieri. Sì, li mettiamo per di qua. Continuano a ripiegare. Quindi ora che ho una bella visuale direi di concentrare gli attacchi. No, non riusciamo a vederli. A questo punto direi di attaccare tutto il suo fianco sinistro. Per poi far seguire una rotta, si spera, verso questa parte. Qui ho dei tiratori che mi fanno da scudo. La mia cavalleria è pronta. I miei arcieri hanno incominciato a lanciare. Non so verso chi, però continuiamo ad attaccare, il che è un bene. Questi sono i miei tiratori. La mia cavalleria è pronta. La mia cavalleria pesante.
Ti posiziona. Ok. Indietreggiano. No, niente formazione allargata, questi li mandiamo per di qua. Eccoci. Ok, i mercenari sembra che abbiano iniziato ad attaccare. Perfetto. Concentriamo gli attacchi sulla sua forza da lancio. Quindi possibilmente questi. Ok, qui ci siamo. Quindi questa cavalleria ce l'ho. Lanciamoci all'assalto contro questi. Questi intanto si preparano. Questi ci sono. Questi li mettiamo un po' più per così. Ok. Ok. E ci lanciamo all'assalto. Questi, eccetto questi. Attaccano questi. Ok, qui continuiamo ad attaccarli. Qualcuno in fuga, vedo. Perfetto. Ok, siamo riusciti a passare dietro le loro linee. La difesa sembra certa. Dov'è qui? Disingaggiare. E adesso ci pensa la cavalleria pesante. Ok, per adesso non stiamo subendo perdite. E voilà. Questi li portiamo indietro, tanto per dare un piccolo supporto ai nostri catafratti. Questi sono in fuga. Questi li stiamo attaccando. I nostri arcieri continuano a massacrare le sue truppe, che sono tutte in linea retta. Ok, qui ci siamo. Questi li abbiamo fatti fuori. No. I Paigan, chi sono questi? I Parsig. Facciamo fuori i Parsig. E andiamo all'assalto con i miei. Questi si stanno muovendo. Ok, ripieghiamo tra la nostra, dalla nostra cavalleria. Qui li stiamo facendo fuori. Qui una bella carica ci sta. Attacchiamo questi. Ok, questi li facciamo ripiegare. Questi fanno un attimo di schermaglia, tanto per tenerli lontani, perché questi camminano. Eh no, sta cosa qui però non va bene, eh.
Voi continuate a pensare a questi. Questi li abbiamo annientati. Ok, il loro fianco sinistro è mezzo morto, possiamo dire. Questi mi vengono ad attaccare questi. Questi insieme a questi si sistemano. E mi vanno ad attaccare questi. Questi incominciamo a farli avanzare. Facciamo avanzare anche questi. All'attacco. Ok, questi li stiamo tenendo a bada. Questi chi sono? Cavalleria da schermaglia, va bene. Questi sono in fuga. Allora, posizioniamoci e assaltiamo. Chiudere le fila e assaltiamo. E assaltiamo. Questi li abbiamo mandati in fuga. Ammazziamo il suo generale. Ok, questi li stiamo inseguendo, non ci servono. Ripieghiamo. La difesa sembra certa. Ok, qui abbiamo rotto. Chiudiamo le fila e assaltiamo. Generale. Altro gruppo di arcieri a cavallo. Qui come va? Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Allora, questi si disingaggino e vadano qua. Questi no, non vanno bene. Qui è un po' casino. Questi sono tosti. Questi sono in fuga. Questi li inseguiamo. Questi li attacchiamo. Questi le frecce ce le hanno ancora, no? Allora prendiamoli alle spalle. Questi li abbiamo mandati a casa. Prendiamo alle spalle anche questi. Facciamo fuori il generale. Ok, qui gli arcieri possono pensare ai suoi arcieri. Formazioni allargate, attacchiamo questi. Andiamo all'assalto. Andiamo all'assalto. Corno. Questi forse è meglio di no. Oh, Sia loda agli dèi! alleluia. Il generale nemico è morto! I suoi uomini hanno capito che la loro fine è prossima!
Questi li lasciamo, prendiamo questi. All'inseguimento, all'inseguimento. Questi li abbiamo massacrati. Ci schieriamo qua. Le frecce non ce le ho più. Questi sono un po' in pericolo. Questi chi sono? No, non mi interessa. Questi sono tutti massacrati. Questa è cavalleria che lancia frecce, quindi niente. Va bene, sono in fuga comunque. Sì, 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 ripieghiamo la fanteria. No, 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 ripieghiamo, lasciamo che fuggano. Possiamo ripiegare. Ripiegare, ripiegare. Ormai non li raggiungiamo più. Ok, il fiancheggiamento è andato bene. La sua cavalleria ovviamente ha massacrato la mia, ma era in generale. La fanteria sua non ha retto contro la mia. E ci mancherebbe anche. Truppe massacrate dai miei arcieri. C'è voluto più a spostare le truppe fuori dal forte che a massacrarli. Aspettiamo che escano e via. Su, 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 fuori, fuori, fuori. Ho fatto 1528 contro i suoi 2268, 1831 uccisi, 380 persi. Recuperati 33, recuperati 1, 15, 9. Qualcuno l'abbiamo recuperato. Qualche leggero caduto abbiamo avuto, sì. La fanteria quanto ha fatto? 50, 35, 69. Va bene.